La perdita del potere d'acquisto delle famiglie e il rialzo dei tassi spingono gli italiani a prendere in considerazione l'affitto rispetto all'acquisto della casa. È quanto emerge dall'osservatorio affitti condotto da Nomisma per conto di CRIF in collaborazione con Confabitare. Per i primi 6 mesi del 2024 gli operatori prospettano un calo del numero di compravendite, mentre sul versante della locazione le attese sono di stabilità, sia per i contratti che per i canoni. I locatari nel 42% dei casi si trovano a considerare l'affitto perché la propria condizione economica attuale rappresenta un ostacolo all'acquisto di un'abitazione. Condizione che risulta ancora più rilevante, in particolare per le famiglie monogenitoriali e individui con presunto reddito contenuto o inesistente. Per imprenditori, dirigenti e impiegati, invece, la locazione si configura come una soluzione temporanea. Le famiglie con figli e coloro che sono dotati di maggiori risorse economiche invece optano spesso per l'affitto perché non sono ancora riusciti a identificare e acquistare la casa ideale. Prende forma al largo del porto di Genova la nuova diga foranea. Nel cantiere marittimo del consorzio per Genova Breakwater guidato da WeBuild è stato posato a 25 metri di profondità il primo degli oltre 90 cassoni che comporranno i primi 4 dei 6 chilometri complessivi dell'opera, i cui lavori vanno avanti senza sosta. Ad assistere alle operazioni di posa il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, al commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza, al presidente facente funzione della regione Liguria Alessandro Piana, al sindaco di Genova e commissario straordinario per la diga Marco Bucci e a Pietro Salini, amministratore delegato WeBuild. Il primo cassone posato è stato realizzato nei cantieri galleggianti allestiti nel porto di Vado Ligure, misura 21,7 metri in altezza, 40 metri in lunghezza, 25 metri in larghezza, con un peso di 10.000 tonnellate. Non è uno dei più grandi, dato che alcuni cassoni arriveranno fino a 67 metri di lunghezza, 35 di larghezza e 33 di altezza. La nuova diga foranea di Genova, la più profonda in Europa, è un'opera ingegneristica complessa, destinata a ridisegnare il ruolo della città di Genova nelle rotte commerciali globali. L'opera permetterà infatti di allargare il porto, garantendo l'ingresso a navi lunghe fino a 400 metri. Il progetto coinvolge oggi 230 persone e ne impiegherà complessivamente circa 1.000, con oltre 130 imprese della filiera coinvolte da inizio lavori. La pizza rappresenta un elemento fondamentale per il settore della ristorazione. Basti pensare che 5 pizzerie su 10 sono fiduciose di aumentare il loro fatturato quest'anno. 3 su 10 prevedono un andamento in linea con il 2023 e solo poco meno di 2 su 10 temono un calo. È quanto emerge dall'Osservatorio Pizza 2024, l'indagine di CNA Agroalimentare presentata in occasione di Tutto Pizza, il salone internazionale che si tiene a Napoli. In Italia fino a non molti anni fa esisteva una spaccatura. Da una parte la ristorazione, dall'altra la pizza, che ora invece si è conquistata un ruolo da protagonista. Il campione analizzato ne tiene conto. Le pizzerie rappresentano il 40% del totale, i ristoranti pizzeria intorno al 60%. La maggiore affluenza si registra a cena e nei fine settimana. Le famiglie rappresentano il 48% della clientela ed i gruppi seguono a ruota. I giovani sotto i 30 anni costituiscono un terzo dei frequentatori e sempre di più la pizza attira i turisti, ormai un quinto della clientela complessiva. Il salto di qualità nell'immaginario dei consumatori è dimostrato da un dato. Oltre il 10% dei partecipanti all'indagine dichiara di preparare pizze gourmet, vale a dire pietanze che vanno oltre l'ordinario. Inoltre, chi sforna pizze gourmet ha una media di piatti serviti quotidianamente più alta di chi sceglie la tradizione, 95 rispetto a 88. I comuni italiani sono sempre più solidali con i propri cittadini, soprattutto quando si tratta di tasse e debiti fiscali.
è stato istituito il baratto amministrativo, ovvero un'iniziativa volta ad alleggerire il carico fiscale dei cittadini in difficoltà economiche. Questi avranno l'opportunità di effettuare lavori di pubblica utilità per saldare le tasse locali. È un progetto in via sperimentale e riguarda i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro.